sono io. Sono io. Informiamo i gentili radioascoltatori che l'applicazione OneUp è attiva anche su Android. Attiva su Android, settimana la prossima sarà l'aggiornamento per quelli che hanno invece Apple, con tutti gli aggiornamenti dei bug che c'erano per le scenette. Allora, aspetta, spieghiamo agli ascoltatori che adesso, se scaricate l'applicazione dello zoo o la aggiornate, potete comunicare con noi in tempo reale. Ma esatto, è bella, e siete profilati, cosa. Quindi sappiamo vostro nome, cognome, indirizzo e vi veniamo a prendere se ci rompete il cazzo. Ma no, più che altro, Paolo, esci dal personaggio di Paolino, adesso basta. No, la cosa è bella che almeno sappiamo con chi stiamo parlando, che è questo il bello del sistema, hai capito? Cioè, se uno si chiama Giovanni Attanasio, vediamo la sua faccia e sappiamo che messaggi ci mandano. E se esageri ti spacco, scemo di merda. Vedi che sei un figlio si prende puttana. La responsabilità di quello che dici. Ma ragazzi, ho capito. Lui sta cercando di riconquistare a pezzettini la sua immagine di maschio, capito? Bastardi di merda, anche la benzina. Realtà, ormai sei Paolino, il piccicino, sei un pufolino. Sei andato a fare la serata a sabato dove aver ficcato cassa col sangue nei denti, scendo giù. Dai, facciamo una fotina, Paolino. Ma vaffanculo, basta. Basta questa storia, non ce la faccio più. Ma è bello essere teneroni. Sono andato a il furlattivo e ho detto: vuoi pagare il conticino? Tu sei un patatone tenerone. Io sempre sognato di averti nel mio lettino, a farti un bel pompino. Cioè, queste robine. Quello perché sei parzialmente frocino, ma quello ma è un altro discorso. No. Sono robe da maschio. Ma però hai ragione perché la ciucciata di cazzi fra amici bravo, è una cosa. Ma è bello. Ma scusa un attimo, allora, se tu vuoi bene a un amico, no? Cioè, o un'amica, se sei uomo e hai un amico, o se sei donna e hai un'amica. Cioè, qual è proprio la massima estensione dell'amicizia? Sì. La ravanata di passero, la ciucciata di capocchio. Guarda che è uscito quest'estate un articolo che parlava di questo. Cioè, il rapporto orale fra amici non è omosessuale. Ma è verbale, orale. No, orale nel senso che io e te siamo amici, usciamo una sera, tu sei un po' ubriaco, io te lo ciuccio nella macchina. È da maschio, da uomo. Magari lo faccio per aiutarti a riprenderti un attimo. Mi piace, un'altra idea di è come se retrograda. Si va alle giostre e ci si pesta. Sei antico. Tu sei uno di quelli che mangia gli spaghetti con cucchiaio. Bravo, c'entra. Cosa vuol dire? Cioè, scusa Luca, allora, magari non so, non ci vediamo da tanto tempo. Io arrivo all'aeroporto, atterro. Salgo sulla zoomobile con 3 euro di diesel. Ovviamente mi guardi con questi occhi languidi come per dire: mi fai il resto, per favore, se no non ci arriviamo a casa. A quel punto, per darmi il bentornato a casa, un bel pompone. Ma che bello, ti racconto. Ma non lo devi fare effeminato, devi essere da maschio, proprio. Scusa, ti posso ciucciare il cazzo. Ma come si fa? Devi essere maschio, capito? Potresti tirare fuori il cazzo che gli do una ciucciata, amico mio. Così devi essere bello maschio. Vabbè, con una bella bottiglia di whisky in mano. Con la voce impostata, il sigaro dall'altro. Una sputazzata sopra. Prendo il sigaro e me lo spengo sul petto. Bravo. Intanto un bel pompone proprio con gusto. Tu arrivi in aeroporto, prima ti tagli un braccio con un coltello alla rampa. Mentre ti stai cucendo col filo senza anestesia, gli ciuccio il cazzo. Sei maschio. Sei maschio. Cioè, non è che per forza di cose. Sì, ce l'ho due. Allora, io non voglio. Adesso non voglio che passi il messaggio che lo zoo insegna a fare. No, ma guarda, è una roba, è proprio l'apice dell'amicizia, ragazzi. Cioè, è bellissimo. Io adesso, d'ora in poi, quando rivedo amici dopo tanto tempo, non vedo l'ora di tornare in Italia a farvi un pompone a tutti. Io sai che vengo là a gennaio. Io come atterro, giuro. Allora, non penetrazione anale, perché lì è quasi parentela. Lì è cugini. Là è una roba veramente speciale. Sono i tre bacini e la pizzata al culo. Quando rimane sul massaggio scrotale, è fratellanza. Allora, una volta alla mafia, no? Per far capire che insomma stava facendo brutto, ti lasciava la testa di cavallo nel letto. Adesso invece le cose cambiano. Il ti lascia la capocchia. Sono un coltone usato, insanguinato, che ti fa capire che la confidenza potrebbe andare oltre. Autografato. Ma due maschi a casa insieme, cosa fanno? Guardano la televisione, guardano dei programmi inutili. Bravo, è vero. Molto inutile. Mentre gli fanno un pompone, perché è importante. Ed è per questo che ci colleghiamo con un canale inutile fatto da persone inutili. Inutili channel.